Bentrovati, intervallo, Ezio, buon intervallo anche a te. Allora, due gol, un primo su rigore e poi il secondo molto bello di Milik su assist di McKennie, una Juventus che tutto sommato sta giocando, ma un Frosinone insomma che non è per nulla intimorito da questa Juve. Però insomma, possiamo essere tranquilli almeno per questi primi 45 minuti. Ma direi di sì, innanzitutto ben ritrovati a tutti in questo intervallo. Direi che la partita insomma, si è messa su un piano inclinato estremamente favorevole e anche insomma, abbastanza gradevole, Sì. anche per merito del Frosinone, che quando che applica un pressing alto. Ben posizionato, forse non troppo aggressivo. Forse non è bello da vedere, ma leggerino, Sì. leggerino davanti e concede parecchio dietro. Insomma, sono bastate insomma, tre o quattro azioni, tre o quattro più o meno un paio di percussioni e un paio di giocate a campo aperto per piegarne la resistenza. Tra l'altro la partita è iniziata sotto un segno che mi piaceva poco perché c'è stato subito un fallo su Ildiz, a mio avviso netto, non rilevato, era la posizione interessante per un calcio di posizione. Dopodiché sugli scudi assolutamente Milik e direi Bremer. Sì. Sempre apprezzabile UEA quando va al tiro, ma sulla fascia non mi pare che esprima particolare qualità. No. Pasticcione, arruffone, Kostic, l'immancabile ammonizione a Io Locatelli. certo, Locatelli, Ecco. insomma, per chiedertelo, infatti. E Miretti che si è notato soprattutto nelle due o tre volte che si è inserito. Per il resto, insomma, senza infamia, senza lode, direi una Juve che probabilmente non ha ritenuto di esprimere un particolare furore agonistico. Mi è sembrata anche abbastanza superficiale in fase di disimpegno. Però, insomma, il Frosinone è talmente tenero che davvero basta poco per fargli male quando si pigia un po' il piedino sull'acceleratore, Massimo. Sì, assolutamente. Però mi sembra una Juve un po' più motivata, no? Mi sembra che le motivazioni stiano crescendo partita dopo partita. Probabilmente il gruppo si sta ritrovando, cioè, come dire, sta succedendo qualcosa, secondo me, no? Non a passi da gigante, ma probabilmente sì. Poi giustamente tu hai detto che il Frosinone è una squadra, come dire, malleabile, tenera, è vero, però comunque questa Juve non mi dispiace, Ezio. Ma a me sembra proprio consapevole Esatto. dei propri mezzi, hanno anche capito che hanno alternative per cercare di segnare, che non sono limitate alla carambola da calcio d'angolo o alla rimessa laterale di UEA. Beh. Poi chiaramente i risultati. Questa fila, già questo filotto, insomma, è già importante di risultati. È chiaro che dà fiducia, dà la possibilità di giocare ecco, più serenamente e quindi anche di tentare qualcosa di diverso. Poi è vero che stiamo parlando di Juventus Frosinone, è pur sempre una partita che consente di arrivare alla semifinale e di un trofeo ufficiale, che si può anche sperare e voler vincere con buone ambizioni, Assolutamente. considerando il lotto delle squadre che sono rimaste, e tra l'altro delle prime tre in classifica in campionato, due sono già saltate.
sto parlando ovviamente dell'Inter e del Milan. Quindi è una partita che ha la sua importanza, speriamo che termini soprattutto senza infortuni a questo punto e così ci si potrà consegnare alla preparazione della prossima gara di campionato con una certa serenità. Bene, ci vediamo alla fine della partita. Grazie Ezio. A più tardi a tutti, a Lug.